Nel capitolo 17 il libro Amaldi spiega le onde luminose. Nella seconda metà del 1800 Maxwell, come abbiamo visto, scoprì che la luce è un'onda elettromagnetica. I campi elettrici e magnetici oscillano, propagandosi anche nel vuoto. A pagina 600 spiega l'interferenza della luce. Quando una luce monocromatica, cioè di un solo colore, illumina due fenditure e sullo schermo retrostante genera la figura di interferenza, formata da fasce chiare e fasce scure alternate. Nelle frange luminose si ha l'interferenza costruttiva, in quelle scure si ha l'interferenza distruttiva, come abbiamo visto nei video precedenti. Questo perché la luce è un'onda. Infatti il fenomeno dell'interferenza è tipico delle onde. La luce ha natura ondulatoria. L'esperimento delle due fenditure è l'esperimento che fece Young nel 1801. Esperimento con il quale riuscì anche a misurare la lunghezza d'onda della luce di vari colori. Ciascuna fenditura, per il principio di Huygens, diventa sorgente di onde sferiche che interferiscono e sullo schermo creano questa serie di frange di interferenza chiare e scure. Young misurò la lunghezza d'onda della luce attraverso questa formula, dove Y è la distanza fra due fasce di interferenza chiare, quindi due massimi luminosi vicini, D è la distanza fra le due fenditure e L è la distanza fra le fenditure e lo schermo. Questa formula, che il libro dimostrerà più avanti, è la stessa formula che già conosciamo, qui è scritta con i simboli che abbiamo usato finora. Delta X è la distanza fra due massimi di Young vicini, che qui è indicata con Y. D minuscola è la distanza fra le fenditure ed è indicata con D minuscola anche da noi. Invece D maiuscola per noi è quello che il libro chiama L, cioè la distanza fra le fenditure e lo schermo. Questa formula per la lunghezza d'onda si ricava da quest'altra, che ci dà la distanza tra due massimi di Young e che avevamo ricavato in questo esercizio, in cui avevamo l'interferenza di Young e conoscevamo delta X, che è la distanza fra due minimi vicini, cioè due massimi vicini, la distanza tra questi due o tra questi, delta X uguale lambda di grande su di piccolo. Eccola qua. Quindi questa formula non è nuova per noi, è soltanto scritta con simboli differenti, ma è la stessa formula che abbiamo usato finora. Qui il libro riporta un piccolo esempio semplice di applicazione di questa formula, in cui vuole ricavare Y, cioè la distanza tra due massimi luminosi vicini, conoscendo tutte le altre grandezze. In particolare ha un laser verde come il nostro, identico. Le fenditure sono distanti praticamente un quarto di millimetro, poco meno, più o meno come nel caso del nostro vetrino. E la distanza tra fenditure e schermo è di 4 metri e mezzo, un po' più di 4 metri e mezzo, che sono valori tipici anche dei nostri esperimenti. Infatti il risultato che trova è che i massimi luminosi sono distanziati di circa un centimetro. Più o meno nel nostro esperimento erano distanziati di circa 2,5 cm, la distanza dal muro alle fenditure era di circa 4,5 metri, quindi vediamo che più o meno i dati sperimentali nostri sono abbastanza simili a quelli del libro. Il libro analizza più in dettaglio perché si formano le fasce chiare e scure sullo schermo. Al centro del pattern sullo schermo si forma il massimo centrale perché i raggi che escono dalle due fenditure percorrono distanze uguali, quindi non hanno una differenza di cammino e giungono in fase, quindi creano l'interferenza costruttiva in questo punto centrale. Creano interferenza costruttiva anche in questo punto B se la differenza di cammino che percorre un raggio rispetto all'altro è esattamente di una lunghezza d'onda. Poi creeranno un altro massimo più in basso quando la differenza di cammino a quella maggiore inclinazione risulterà di due lunghezze d'onda, poi di tre lunghezze d'onda e così via. Invece le fasce scure, cioè i minimi luminosi, si formano quando si crea l'interferenza distruttiva perché la differenza di cammino è mezza lunghezza d'onda. Oppure più sotto e più sopra ci sarà un'altra banda scura perché a un'inclinazione maggiore la differenza di cammino sarà una lunghezza d'onda e mezza, poi ce ne sarà un'altra con due lunghezze d'onda e mezza e così via. Qui il libro mostra costruzioni geometriche simili a quelle che abbiamo visto anche noi, dove si vede la posizione dei massimi luminosi che il libro chiama Y e noi l'abbiamo chiamati Xn, e si vede la differenza di cammino lambda per avere l'interferenza costruttiva, qui ingrandita la figura. Il libro presenta una serie di calcoli e dimostrazioni che saltiamo perché sono simili a quelle che abbiamo già visto nei video precedenti.
e alla fine il libro ricava la formula della lunghezza d'onda che avevo utilizzato prima, cioè questa. Poi il libro passa alla diffrazione, facendo vedere che la luce laser, in questo caso un laser rosso che attraversa una fenditura larga, lascia un'immagine sullo schermo molto sottile. Nel caso nostro l'immagine era un puntino, perché il nostro laser ha un fascio di forma puntiforme, ma se il fascio si estendesse anche in verticale lascerebbe una striscia verticale come qui. Poi la cosa importante è che, restringendo progressivamente la fenditura, la striscia si allarga e compaiono le zone d'ombra, quindi viene fuori la figura di diffrazione di Fraunhofer. Qui è a fasce e invece noi ce l'avevamo a macchie, praticamente a punti, per il motivo che ho detto prima, cioè che il nostro laser ha un fascio di forma puntiforme. La diffrazione è la propagazione della luce non in linea retta, ma che invade quella che dovrebbe essere una zona d'ombra, perché la figura si allarga sempre di più stringendo la fenditura. E questo dimostra che la luce è un'onda, perché solo le onde hanno la proprietà di mostrare effetti di diffrazione. Per esempio le onde sull'acqua, quando uno restringe questa fenditura, qui si vedono i bordi, la fenditura all'inizio è larga, poi diventa sempre più stretta. Quando uno restringe progressivamente la fenditura, l'onda che esce dalla fenditura si allarga sempre di più. Questa è la diffrazione, cioè l'onda va a invadere zone che dovrebbero restare in ombra. Questa immagine è presa con l'ondoscopio, quindi sono le onde sull'acqua, ma una cosa simile vale per le onde sonore nell'aria, che hanno tipicamente una lunghezza d'onda dell'ordine di decine di centimetri o metri. Per esempio il diapason a 440 Hz emette un'onda di lunghezza d'onda di quasi 80 cm. Allora, quando le onde sonore, facciamo finta che queste siano onde sonore, passano attraverso ad esempio una porta che ha una larghezza di dimensioni confrontabili con la lunghezza d'onda, perché una porta sarà 1,5 metri di larghezza, allora l'effetto di allargamento dell'onda, quindi l'effetto di diffrazione, è molto marcato. E quindi una persona, anche se sta dietro la parete, è comunque raggiunta dall'onda sonora e quindi sente i suoni, sente tutto. Questo è spiegato qua dal libro, che dice: la diffrazione è molto marcata quando la fenditura ha dimensioni simili a quelle della lunghezza d'onda, come può essere una porta rispetto a un'onda sonora. Questa è la ragione per cui sentiamo i suoni che provengono da un'altra stanza attraverso una porta aperta, anche se ci troviamo nella zona d'ombra, cioè dietro la parete. In queste figure il libro dimostra che le onde diffrangono non solo quando attraversano le fenditure, ma anche quando incontrano ostacoli. In particolare, se l'ostacolo è piccolo, di dimensioni confrontabili o addirittura minori della lunghezza d'onda, le onde lo aggirano e si riformano oltre l'ostacolo, senza creare praticamente la zona d'ombra. Se invece l'ostacolo è più largo, si crea una zona d'ombra, oltre la quale comunque le onde per diffrazione si riformano. Qui il libro entra nei dettagli di come avviene la diffrazione della luce, cioè l'esperimento di Fraunhofer. Fa vedere che ogni punto della fenditura diventa sorgente di onde sferiche che vanno a riformare l'onda anche al di là della fenditura. Quindi il libro va alla ricerca dei punti dove si formano le frange chiare e le frange scure, cioè i massimi e i minimi luminosi. Al centro del pattern si forma un massimo luminoso, perché tutti i raggi percorrono la stessa distanza, quindi non hanno differenze di cammino tra loro e perciò viaggiano in fase e interferiscono in modo costruttivo, creando un massimo luminoso al centro. Quindi il libro dimostra come si fa a calcolare le inclinazioni alle quali invece si formano le frange scure, cioè quelle che noi abbiamo chiamato i minimi di Fraunhofer. Perché ricordiamo che nell'esperimento di Fraunhofer si vanno a cercare i minimi, non i massimi. Quindi il libro mostra la tipica figura di diffrazione di Fraunhofer con un massimo centrale molto brillante, qui c'è riportata l'intensità, e una serie di massimi laterali più deboli, di cui noi andiamo a cercare non i massimi ma i minimi. Il libro suggerisce anche di fare questo piccolo esperimento di diffrazione della luce guardando una sorgente, una lampada, una finestra illuminata attraverso due dita della mano molto vicine tra loro, per esempio l'indice e il medio. Avvicinando queste due dita si crea praticamente una fessura molto stretta, e guardando tra le dita si vedono alcune strisce scure che sono i minimi di Fraunhofer. La stessa cosa si può vedere stringendo gli occhi e guardando attraverso le ciglia. Si vedono delle frange di diffrazione. Infine il libro spiega il reticolo di diffrazione,
facendo vedere quali sono le inclinazioni giuste alle quali si formano i massimi luminosi. Sono quelle inclinazioni, come sappiamo, tali che i raggi viaggiano in fase e fanno l'interferenza costruttiva. Per viaggiare in fase, la differenza di cammino tra un raggio e quello vicino deve essere di una lunghezza d'onda, oppure di due lunghezze d'onda o di tre lunghezze d'onda e così via. Come sappiamo, questi angoli sono gli stessi che si osservano nell'esperimento di Young. Il libro quindi spiega perché quando guardiamo un CD-ROM vediamo tutti questi colori. È perché sulla sua superficie sono praticate circa 625 incisioni per millimetro e quindi il CD-ROM è un reticolo di diffrazione piuttosto fitto. Allora, i vari colori della luce bianca, quando incidono sul CD-ROM, vengono deviate ad angoli diversi, cioè hanno massimi di intensità di riflessione ad angoli diversi. Infatti, se noi facciamo passare luce bianca attraverso un reticolo di diffrazione, il pattern che si forma ha ampiezza diversa in base al colore. Per esempio, il laser rosso fa un pattern più largo, il laser blu più stretto. Il CD-ROM è come un reticolo di diffrazione che funziona in riflessione anziché in trasmissione, perché non viene attraversato dalla luce ma la riflette indietro. Però la riflette ad angoli diversi in base al colore.